Chiamo il sindaco Matteo Piazzi al microfono. Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Grazie di essere qui e di confermare con la vostra presenza un legame di amicizia forte con la nostra città e con la comunità di Mantova. A nome della comunità di Mantova voglio rinnovare l'amicizia con tutti voi e insieme celebriamo la memoria di Andrea Giofra. E però insieme dobbiamo anche costruire e rafforzare ogni anno questo impegno, questo patto che passa attraverso questa giornata importante, i luoghi della nostra città che anche voi questa mattina avete percorso e ricordato e le varie iniziative che ancora però dobbiamo costruire. Quest'anno è un anno particolare, l'anno nel quale la nostra città è capitale italiana della cultura. Cultura che appunto rappresenta i valori di libertà, di amicizia, di tradizione, la necessità di comunicare e di riuscire ad aggiornare il legame, la forza delle nostre comunità nel tenere saldi questi valori. Valori che qui oggi rappresentate, valori che sono e devono essere il terreno sul quale anche conquistare un nuovo progresso. Quello che vi chiedo è di capire insieme come in quest'anno, anno appunto nel quale la nostra città vedrà forte rinnovare il suo impegno culturale, il suo slancio internazionale, ma anche la sua storia, la storia ad esempio che ci vuole proprio quest'anno celebrare i 150 anni di Mantova nel Regno d'Italia, la storia che vuole proprio quest'anno celebrare anche successi importanti che la comunità mantovana auto-organizzandosi ha prodotto nel campo della cultura, come in molti festival che rappresentano Mantova in Italia e in Europa. Sarebbe importante capire appunto insieme come nel 2016, a partire da oggi, entro quest'anno, proviamo a costruire un momento insieme, un ulteriore momento per ricordare la figura di Andrea Giofra e per riunire anche, riuscire a rappresentare quella che è una tradizione molto forte, importante che voi rappresentate e che Mantova ogni anno accoglie in segno di grande amicizia, di profondo rispetto e di legame duraturo. Vi chiedo quindi, se siete disponibili, vi chiedo di costruire insieme un percorso ancora più forte e di far sì che sempre più la nostra città sia la vostra città. Grazie.